Non c'è nulla di più bello che amare la propria città, mettersi al servizio delle istituzioni, non servirsi delle istituzioni, rendere trasparente il proprio comune e soprattutto mettersi ad ascoltare, a confrontarsi con i propri concittadini. Mi sono candidato proprio perché ritengo che Turi abbia bisogno proprio di cambiare verso. Troppi anni di declino, troppi anni di decadenza, troppi anni di difficoltà. Molte opere sono rimaste incompiute, molte opere non sono state neppure cominciate. L'esempio più clamoroso di questa difficoltà deriva da una condizione molto molto semplice, facilmente riscontrabile da tutti. Il prezzo delle case è precipitato in maniera davvero incredibile, si rischia addirittura di ritrovarsi di fronte a una sorta di confisca dei propri risparmi, una mega patrimoniale che di sicuro ha falcidiato tutti i sacrifici, tutti i risparmi che sono stati accumulati da intere generazioni di turesi. Noi dobbiamo impedire che tutto questo prosegua e prosegua fino a una condizione davvero assolutamente insostenibile, imperdonabile, quale potrebbe essere un impoverimento generale per tutta la popolazione di Turi. Ci sono molte cose da fare, ma la precondizione perché tutto questo possa avvenire è dar vita a aree produttive, una, due, tre, tutto quello che sarà necessario fare per attirare investimenti da fuori, non solo investimenti di cittadini, imprenditori, operatori turesi, ma soprattutto investimenti da parte di forestieri, anche di stranieri, perché solo così sarà possibile così rimettere il turbo alla macchina amministrativa, ma non solo amministrativa, sociale, economica del paese. Questo è innanzitutto un obiettivo che riguarderà le future generazioni, perché vedete, restare in un paese può anche non essere un'alternativa per molti, perché non ci sono oggi le condizioni perché i giovani debbano restarci. Molti giovani vanno via, ma il problema è che non tornano più, ed è lasciare un paese, lasciare il proprio territorio, lasciare la propria casa, quando si è obbligati a farlo, rappresenta la frustrazione più inaccettabile, quella più dolorosa. Noi dobbiamo impedire che questa frustrazione continui, dobbiamo rendere sempre più attraente, sempre più attrattiva, sempre più seducente il comune di Turi, innanzitutto per i propri giovani. Oltre a questo c'è tantissimo da fare, non solo sul piano economico, ma anche sul piano sociale, sul piano culturale. Pensiamo a cosa può rappresentare per Turi la valorizzazione di uno scrittore, di un intellettuale di fama mondiale come Antonio Gramsci, che è stata una figura che è stata assolutamente negletta, che non è stata sfruttata come avrebbe dovuto essere e non è stata utilizzata per rendere Turi una vera capitale mondiale, perché stiamo parlando di un personaggio di fama mondiale della cultura. Ecco, noi puntiamo, se vinceremo, come credo che accadrà, se vinceremo le prossime elezioni, noi dovremo trasformare Turi da cima a fondo. Naturalmente con la collaborazione di tutti i turesi, perché è impossibile pensare di poter risolvere i problemi di una comunità, che sono problemi molto molto seri, con l'attività amministrativa. Noi dobbiamo coinvolgere tutti i turesi, la partecipazione sociale dovrà essere fondamentale, dobbiamo smentire quella che ormai è una condanna, vale a dire vedere sempre di più la partecipazione dei cittadini diminuire, calare o una lezione dopo l'altra. Noi invece dobbiamo utilizzare la partecipazione sociale e trasformarla anche in partecipazione politica, ad esempio rendendo pubblico tutto il bilancio dove il preconsiglio dovrà corrispondere a una sorta di mega assemblea cittadina in cui verranno esposte tutte le decisioni, tutti gli intendimenti, tutte le prospettive che intendiamo raggiungere per poter trasformare Turi e renderla davvero protagonista nel territorio, ma non solo nel territorio, ma anche al di fuori del nostro ambito regionale. Penso a quello che si potrà fare per esempio per la valorizzazione della ciliegia, quindi che ha necessità di essere portata a un livello internazionale, vanno aiutati i nostri agricoltori, va fatto un grande consorzio,
per poter appunto sostenere la perla principale della nostra economia. Ecco, tutto questo bisogna farlo subito, con grande forza e con grande compattezza, con la collaborazione di tutti. Se non facciamo questo, Turi proseguirà nel suo declino, ma noi siamo convinti e siamo motivati a tal punto che scommettiamo su Turi. Sarà la vera protagonista dei prossimi anni nella nostra realtà regionale, se avremo la forza e se i turisti ci diranno la forza di cambiare verso, per cambiare verso la nostra città.